Se questa è la prima volta che stai guardando un mio video, ho appena avuto un'idea mattissima. Io ho una baita in Piemonte, è abbastanza in alto, è abbastanza inaccessibile d'inverno. E quindi, siccome siamo a inizio febbraio e non ci sono mai stato in questo periodo, mai, ho deciso di provare ad andarci. Non so bene quale tipo di richiamo mi abbia fatto venire questa idea, ma sento che devo andare su, e quindi adesso sono in quel di Milano, di rientro da un lavoro, e anziché prendere la strada per casa vado fino lassù. Sto percorrendo la Valsesia. La giornata non è delle migliori, ma neanche delle peggiori. Sono fermato a prendere un pochino di viveri, perché lassù mi sa che non c'è rimasto praticamente niente di commestibile e molto probabilmente non avrò l'acqua causa gelo, ma non posso saperlo finché non arrivo su. Mi sono fermato qua non solo perché è un posto bello, che mi piace, dove rifletto tantissimo, non lo so perché, è magico. Volevo anche approfittarne per raccontarvi un po' della baita. Allora, praticamente la baita era dei miei nonni paterni. Siamo in Piemonte, questo è un affluente del fiume Sesia, ok? Che dà il nome anche a questa vallata, la Val Mastellone. Qui è cresciuto mio papà, hanno vissuto i miei nonni e oltre alla casa, quella in paese, avevano anche questo alpeggio dove andavano su con la bella stagione per tenere gli animali al pascolo, e io li raggiungevo tutte le estati e stavo su un mesetto ad agosto a fare un po' di vita bella selvaggia, sana, a costruire capanne, a inventarmi giochi, a cercare di esprimermi come potevo. I miei nonni sono mancati e a me è rimasta la baita. Io non ci avevo mai pensato. Con l'età adulta io non ero mai più tornato lassù. I miei nonni, per motivi di salute, non sono più potuti salire e quindi io non ci sono più andato. Non pensavo che mi appartenesse più quel posto. Invece non è così. Adesso la baita è mia. E quando ho saputo questa cosa, io non sapevo qual era la cosa giusta da fare, non sapevo se tenerla, se tornarci, fino a che dopo la pandemia ho detto, bah, andiamo su, vediamo com'è. E allora sono andato e la cosa mi spaventava abbastanza, sentivo questa eredità di questo posto magico con mille ricordi e tanti lavori da fare, tante cose da sistemare, e quindi sono andato un po' in crisi, fino a che mi viene l'idea di invitare un po' di gente che mi seguiva su YouTube, degli sconosciuti, a venirmi a trovare lassù, magari a darmi una mano, a vedere un po' cosa succedeva. Quello che è successo è che grazie a loro ho trovato una motivazione per tenere la baita e tenere vive quelle bellissime sensazioni che provavo da bambino. Molto complicato, perché bisognerebbe fare un sacco di lavori che hanno bisogno di un sacco di soldi, e quindi al momento non è ancora come vorrei, ma voglio provarci. Ok, strada chiusa, l'ultimo tratto è chiuso perché a quanto pare
ha franato un pezzo di strada, quindi la passeggiata si allunga. Ottimo, vedo che hanno tacconato il cavo dell'alta tensione, speriamo di avere corrente. Ok, come non detto, si sono staccati dei sassi da laggiù e hanno rovinato tutta la strada. Adesso ci sono delle macerie là vicino al fiume, il resto è stato rimosso. Ok, sono arrivato a Catolino. Da qui la strada inizia a essere un pochino più pianeggiante. Ne approfitto anche per bere un goccino di acqua, già che ne ho portata poca e magari su non c'è. Questa è la mia acqua preferita. Qua una volta c'era quella passerella, quella specie di ponte, ma è stata schiacciata da una valanga. E questo è un bel problema. Uno, perché è molto complicato attraversare qua, e due, perché non vorrei che prima o poi desse noia quel ponte, quindi prima o poi dovrò occuparmene e rimuoverlo. La cosa buona è che c'è un sacco di acciaio che si può riutilizzare, perché tutta questa prima parte è bella dritta. Yes! Allora, qua c'è una legnaia con la legna più vecchia, una cosa un po' improvvisata, ma non va per niente bene perché c'è un'infiltrazione di acqua sul retro, quindi la poca legna che è rimasta è ammuffita. Bene, faccio un po' di legnetti e accendiamo il fuoco. Questa è l'unica fonte di riscaldamento che c'è al momento, è una stufetta vecchia, vecchia, vecchia. Benissimo, sta albeggiando. Ho già fatto un buonissimo caffè, niente male, è una bella colazione. Acceso il fuoco e la nottata è andata super bene, non ha fatto per niente freddo. Mentre bevevo il mio buon caffè, ho dato un'occhiata a un po' di opuscoli, ritagli di giornale che ci sono quassù, e mi sono reso conto che io non ho mai scoperto questo posto, questa vallata. Io venivo qua d'estate, stavo qua con i miei nonni e mi sono sempre limitato a quello, anche perché ero piccolino. Crescendo mi sono allontanato da qua e adesso forse è il tempo di riscoprire. Appena si alza il sole vi porto un po' nel bosco qua dietro. Sì, il bosco del bosco, un bosco alla seconda. Qua e dove d'inverno stacco l'acqua, non ne arriva, sarà tutto ghiacciato. Vado a fare un giretto fino sulla sorgente, così do un'occhiata se è tutto ok. Niente, mentre camminavo mi è venuto in mente che c'è un altro punto dove stacco l'acqua e indovinate un po'? Ho
Ok, non è tantissima, ma mi ricordo pochi anni fa, 2 anni fa, a marzo, siamo venuti su ed era tutto ghiacciato, non c'era niente. Sembra una bella cosa, ma se ci pensate bene, non lo è. Eccoci, qua sotto questi sassi c'è la vasca che si riempie e appena lì sopra la sorgente. La vasca è piena, è tutto pulito e siamo parecchio distanti da casa. Cerco di farvi capire quanto. L'acqua poi arriva lì dove c'è una cisterna in plastica da 1000 litri, tutta coinventata in modo da avere un po' di pressione dell'acqua e un po' di scorta. Qui di fianco invece c'è la vecchia sorgente da dove prima arrivava l'acqua, quindi c'è una vasca interrata. Adesso proviamo ad aprirla a vedere se c'è qualcosa, e questo tubo fa in modo che quando la cisterna nuova è tutta piena, l'acqua va a riempire anche il vascone di là. Perché dalla sorgente non so se ne arriva ancora, e comunque ne arriverà poca. Ah, vuota. Di tutti i posti a cui sono legato particolarmente quassù, ce n'è uno in cima proprio che spicca sugli altri. Questo. Quando ero piccolo, che magari ero arrabbiato perché ne avevo combinata qualcuna e i miei nonni mi sgridavano, giustamente, venivo qua a fare l'offeso. Però forse adesso capisco perché avevo bisogno di venire in un posto così. Mi fa sentire bene, è tutto così concreto quassù, così reale. Poco Instagram e tanto reale. Non è la vallata più bella del mondo, ma è la mia. E questa cosa mi commuove. C'è un'altra cosa che devo controllare, perché faremo una bella spedizione fra un po' di tempo, appena ci saranno le condizioni meteo ideali, per venire a fare un po' di legna. Il problema è che vicino a casa non c'è molta roba da tagliare, e nel bosco appena sopra la casa invece è pieno di roba già caduta, quindi in parte essiccata. Sarebbe bello sfruttare questa cosa sia per fare un po' di legna e per fare un po' di pulizia nella parte di bosco lì su. Quindi l'idea che mi è venuta in mente è quella di fare una piccola teleferica per trascinare giù un po' di legna. Bene, l'ideale sarebbe ancorarsi a questo faggio e tirare con un cavo d'acciaio fino a laggiù. Non so se si vede, massimo faccio un voletto di drone laggiù. C'è un altro faggio laggiù giù in fondo. Io non sono ancora molto ferrato di legnaie. Sto cercando di studiare, vorrei fare qualcosa di fatto bene, con la giusta esposizione, in modo che secchi bene. Un bel lavoretto, insomma. Ottimo. Chiuso tutto e pronto a scendere. Mi sono fermato qua al mio laghetto balneare per rimettere un po' insieme i pezzi. È importante per me questo posto, l'avrò ripetuto migliaia di volte. La moltitudine di cose che vorrei fare
è troppo grande, io me ne rendo conto che voglio più di quello che io posso realmente fare e non sono capace a fare delle scelte. Il laboratorio, l'Alpe Bosco, i video su YouTube, il lavoro da rigger, il lavoro da videomaker, è troppo, ma non riesco a privarmi di niente, tantomeno della voglia di sistemare quel posto. So bene che c'è gente disposta a darmi una mano e io vorrei semplicemente accettare quella mano dando però qualcosa in cambio. Vorrei che fosse uno scambio, perché sennò non mi farebbe stare in pace e non riuscirei a vivere questa avventura nella maniera più bella e positiva possibile. Credo che tornerò molto molto spesso quest'anno, più che posso. Ho bisogno di tornare qua e di capire, fino a che non si sbloccano le cose per poter iniziare a fare i lavori grossi, inizio a fare i lavori piccoli, piccoli passi, uno dietro l'altro. Ai ai ai, c'è qualcuno che mi ostacola la strada. Mi accompagni? E che non succeda mai più. Oca, molto bene. È passato un sacco di tempo in realtà da quando è iniziata questa avventura, ma mi ritrovo esattamente nello stesso posto dal quale è iniziata. Questi due giorni hanno fatto nascere in me una voglia smisurata di scoprire la Val Mastallone. A inizio video mi sono sbagliato, ma ero un po' stanchino. Sono già in fase di studio per cercare di capire cosa raccontare di questa piccola vallata che è molto affascinante. Ho avuto modo, una volta sceso, di fare un giretto per andare a vedere posti nei quali non ero mai stato e c'è del racconto da fare. Direi che per questo video può essere tutto, tuttissimo. Ci vediamo presto, ma presto prestissimo, perché sono gasatissimo tra furgone, baita, lavoro, progetti. Sta tutto piano piano decollando di nuovo. Ciao!